Oggi vi voglio parlare degli acchiappastop. Allora, già in un video passato abbiamo parlato degli stop loss che io personalmente non utilizzo, perché soprattutto con l'evoluzione del trading, a mio avviso, sono uno strumento di scarsa funzionalità. Ma ancora di più in questo video vi voglio parlare un po' della dinamica con cui la speculazione va ad agire. Ossia, la speculazione sa esattamente dove vengono messi gli stop dei vari trader, soprattutto dei piccoli traders, e quindi usa una logica abbastanza perversa, ossia quella di portare in esasperazione un trend prima di partire dalla parte opposta. Quindi che cosa significa? Che spesso e volentieri i piccoli traders, mettendo gli stop sotto determinati punti che tutti quanti conoscono, vengono presi, si crea quello che si parla in gergo di squeeze, quindi quella shadow, quindi quel baffo molto lungo della candela giapponese. Il piccolo trader disperato magari apre ancora la posizione al ribasso e poi il trader in realtà parte e va nella direzione opposta. Quindi vi lascio come spunto di riflessione questo: la speculazione lavora sempre secondo questa logica. Prima di fare un'inversione, che sia rialzista che sia ribassista, lei spinge in maniera molto forte e molto violenta dalla parte opposta. Questo che cosa significa? Che se siamo alla fine di un trend, si crea quello che viene definito il climax di vendite. Ossia, prima di fare la ripartenza rialzista, spesso e volentieri si fa una fortissima accelerazione ribassista, che ha lo scopo di andare appunto a prendere gli stop dei piccolini e di far uscire tutti quelli che partecipano, tutti quegli attori più piccoli che partecipano al mercato, perché spesso e volentieri o vengono presi gli stop oppure i piccoli investitori non hanno abbastanza fondi sul loro conto e quindi rischiano di bruciare il conto. Per paura i piccoli di bruciare il conto chiudono la posizione. Quando poi tutti hanno chiuso la posizione, il trend riparte. Stessa cosa al ribasso: quando deve partire una posizione al ribasso, spesso e volentieri si ha una fortissima accelerazione rialzista, dove tutti i piccoli entrano perché pensano che sia arrivato l'Eldorado, sono quei famosi grafici che noi vediamo in verticale, a rialzo, o in verticale, a ribasso. Ecco, quando vediamo quei grafici, dobbiamo in realtà stare molto attenti e stare alla larga, quindi dobbiamo aspettare, perché dobbiamo renderci conto che quello è un fine movimento, non è un movimento da cavalcare, ma un movimento da attendere che finisca per poi partire quando il movimento fa la direzione vera, quella continuativa. Quindi fate estremamente attenzione e cercate di capire qual è la logica. Quindi, riassumendo, ricordatevi che prima della partenza di un trend viene fatta una forte accelerazione o al ribasso o al rialzo, quindi nella direzione opposta a quello che può essere il trend di medio e lungo termine. Quindi direi che anche con questo video abbiamo chiuso, spero che vi sia stato di aiuto, scrivetemi anche sotto la vostra esperienza, se avete notato anche voi che ci sono situazioni di questo tipo. Io ne ho viste veramente tutte praticamente, però raccontatemi le vostre anche con degli esempi pratici, li condividiamo insieme, sperando che sia di aiuto e di crescita per tutti quanti la nostra comunità di trader. Ok? Ci vediamo al prossimo video, ciao!